Prospettiva rosea. Vogliamo partire proprio dal titolo del libro scritto dal dottor Mauro Mario Mariani per darvi il benvenuto a questa nuova puntata di Essere e Benessere. Salve dottore. Ciao Stefania, un saluto a casa a tutte e a tutti. Oggi vogliamo occuparci e prendere spunto proprio da questo interessante libro di acidosi per spiegare che cos'è e per illustrare alle nostre amiche che ci seguono da casa e dal web quali sono, se ci sono, i cibi nemici appunto del mondo della sfera femminile. Ci sono e come, Stefania, ma riparto dal titolo, prospettiva rosea, guardare in prospettiva. Io dico sempre alle mie pazienti, niente aspettative, solo prospettiva. Quindi crearsi una condizione per la quale noi con consapevolezza, conoscenza, ma soprattutto coerenza, portiamo avanti delle abitudini. E il cibo cura, riequilibra, sostiene, rafforza e depura se scelto e combinato nel modo giusto. E questo, se è importante per tutti, per le donne diventa addirittura 5 volte più importante, citando però una cosa negativa che molte donne fanno, il fumo di tabacco. Pensa Stefania, una sigaretta fumata da una donna equivale a 5 fumate da un maschio come rischio. Perché questo? Perché per il cancro della cervice uterina e del seno c'è proprio questa sensibilizzazione verso il fumo di tabacco, oltre gli altri organi, in primis sicuramente i polmoni, però e poi tutto il problema vascolare. Però riguardo proprio questo fatto, ma anche l'alcol, ti dico, partiamo dai vizi. L'alcol, le donne non hanno l'alcol deidrogenasi, non avete, quindi già dalla nascita questa condizione, poi se si stressa l'organismo cerca di dare le sue risposte, però fa una gran fatica e quindi anche un grande affaticamento del fegato, che poi è il caput medusae di tutto l'apparato gastrodigerente, quindi anche un intestino nelle donne resistente può partire da un problema epatico. Quindi individuare nelle abitudini quali sono gli alimenti più frequenti e insegnare a mangiare con le 3C alle nostre signore, come Cristo comanda. E allora ci insegni lei, ci dia qualche consiglio, quali sono i cibi da evitare proprio per non incorrere nell'acidosi? Remer e Manz, già nel 1995, pensa Stefania, questi due illustri colleghi, hanno fatto proprio una scala, il PRAL, che è il potenziale di scorie acide a livello renale, e indica in rosso i cibi più i cibi animali, i cibi complessi. Noi distinguiamo quello che introduciamo nel nostro organismo in cibi semplici, la frutta e la verdura vengono digeriti e assimilati nell'intestino tenue, mentre i cibi complessi, pane, pasta, pizze, carboidrati e tutte le proteine animali devono invece essere elaborate, digerite, assimilate e poi scaricate. A proposito di scarico, è un problema di scorie azotate. E anche qui un consiglio semplicissimo, ma che giova a fare una prevenzione primaria, cioè anticipare tutti i passaggi. Avere a casa delle cartine tornasole che costano centesimi e la mattina, dopo il primo fiotto di pipì, vedere l'acidità della pipì. E questo vedrete è molto emblematico, perché in base a quello che si è mangiato la sera prima, quella cartina tornasole giallognola virerà verso il blu se è alcalino, hai mangiato verdure, hai mangiato equilibrato, non solo verdure. Invece l'hai mangiato troppo in maniera acidula o acidosi, il vero termine. Io qui mi sono inventato in questo libro un termine che amo molto, acidonna, no? Perché è molto femminile questa reazione immediata. E quindi questi cibi acidosici, proprio gli diamo questo termine, sono quei cibi che innescano poi aio, acidosi, infiammazione, ossidazione. Quindi l'infiammazione si può controllare già all'origine contrastando l'acidosi. In questa scala emerge proprio per primo la categoria dei formaggi secchi, parmigiano, pecorino, hanno addirittura un PRAL di 34, per farti intendere, a scendere il pesce a 7 verso le proteine animali, la carne rossa sta sul 13, ma una cosa impressionante, consentitemi, abbiamo dedicato proprio poche settimane fa la puntata all'olio extravergine d'oliva a 0. Non è né alcalino né acidosico. E a scendere poi ci sono tutte le verdure, fino ad arrivare all'uva che ha un potere alcalico enorme. Quindi a volte vedi, no, non mangio l'uva perché è troppo zuccherina. Tutto sta nella qualità ovviamente, ma anche nella quantità.
Quindi in questo gioco fra il bene e il male, no? Cosa vince? Vince sempre l'amore, l'amore per noi stessi o per voi stesse, amiche a casa, perché soprattutto voi tutti, ma soprattutto voi dovete iniziare il pasto con questa insalata, perché mettete un tappeto alcalino proprio che contrasta l'acidosi, e mangiare one choice, una scelta, un piatto unico bilanciato fatto da una quota metà piatto di carboidrati, metà piatto di proteine, nella giusta quantità, di una buona qualità. Ma io dico sempre le due C di cronologia e combinazione, che fanno sposa con Chanel, con le C di Chanel, che piacciono molto queste C a voi donne. Imparate a mangiare le verdure sempre prima e poi un piatto unico bilanciato poi. Quindi mi raccomando, equilibrio per stare in essere e benessere. Grazie dottor Mariani. A te Stefania. Alla prossima puntata.